non soltanto la bellezza dei capelli, ma la salute, che poi salute e bellezza sono strettamente legati nel caso dei nostri capelli. Ne parliamo con la dermatologa Norma Cameli. Vi do una ricettina semplice per fare un impacco fortemente ristrutturante da tenere 20 minuti in posa e da fare a casa. Una tazza di yogurt bianco intero, una banana matura, vedete come deve essere assolutamente nera fuori, poi ve la faccio vedere, un cucchiaio di semi di psillo in polvere, un cucchiaio di olio di germe di grano e una tazzina di aceto bianco. Allora, voi mescolate tutti gli ingredienti, mi interessa soffermarmi sulla banana. La vedete come nera? Di solito voi a casa la buttate. Non fatelo se avete i capelli fragili, perché proprio quando è così matura sviluppa tutte quante le sue proprietà curative. Aggiungete tutti gli ingredienti, mescolate e intanto io, mentre faccio questa operazione che magari vedete, parlo con la dottoressa del perché cadono i capelli, dottoressa, come li rinforziamo? Allora, i capelli cadono per molteplici ragioni. Le cause più frequenti della caduta sono il cosiddetto telogen effluvium, e cioè la caduta dei capelli in fase di riposo, e la ben nota alopecia androgenetica. Nel telogen effluvium le cause possono essere uno stress emozionale che è accaduto 3 mesi prima circa dell'insorgenza della caduta, può essere un'eccessiva esposizione ai raggi solari, una dieta troppo stretta, una carenza di ferro soprattutto nelle donne e anche l'assunzione di alcuni farmaci, beta bloccanti, antidepressivi, vitamina. Quindi ci troviamo con i capelli rovinati. Un attimo solo, assolutamente. Voglio spiegare a casa, guardate la consistenza della papetta già pronta, è molto gelatinosa perché questi semi di psillo sviluppano proprio una gelatina che fa benissimo al capello, ma vi renderà un po' difficile l'applicazione. Voi fatela comunque con un po' più di pazienza e poi bendate i capelli. Allora, dottoressa, quando i capelli cadono dobbiamo prendere farmaci? Dipende, nel senso che in fase iniziale forse è meglio non prendere farmaci. Di solito in caso di alopecia androgenetica si prendono delle sostanze fitosteroli, quindi derivati delle erbe, come in questo caso, quindi fiori, frutta, queste cose così. Si prendono questi fitosteroli che bloccano in qualche maniera gli ormoni androgeni che sono la causa dell'alopecia androgenetica. Ecco, ma per chi dovesse avere, diciamo, un episodio leggero... Sì, invece i farmaci si prendono solo quando gli episodi giustamente sono più gravi. Quando dopo 3 mesi di trattamento circa con sostanze comunque più leggere non otteniamo un risultato, a quel punto ricorriamo ai farmaci. Senta, e invece le pazienti oncologiche che, insomma, magari ci stanno seguendo in questo momento e che hanno problemi di capelli, perché con la chemioterapia è inevitabile che i capelli vengano diradati e rovinati, che devono fare? Allora, le pazienti oncologiche devono essere prima di tutto informate e rassicurate. Questo perché ci troviamo a perdere normalmente 50 capelli al giorno. Le pazienti oncologiche, se le terapie sono molto forti, possono perdere anche 1000 capelli al giorno. Questo fatto è molto inquietante. Però il medico deve rassicurare la paziente, perché i pazienti che poi ricresceranno, esatto, finita la terapia oncologica. Nella quasi totalità dei casi i capelli li ricresceranno sempre. Ci può essere un 50% dei casi in cui i capelli non sono come quelli originari, quindi da lisci diventano ricci o viceversa, cambiano colore, oppure possono essere più diradati, e qui il dermatologo può aiutare con delle lozioni per farli ricrescere meglio. Ecco, quindi meglio. In tutti i casi i nostri capelli possono essere aiutati. Volevo dire che mi avete visto mettere un capellino alla nostra modella, ebbene sì, perché oltre all'involucro di pellicola trasparente, un bel cappello di lana per permettere ai nostri ingredienti naturali di agire e di rinforzare. L'occlusione, come dicono i dermatologi, è fantastica per tutti, far penetrare bene le sostanze. Occludiamo per 20 minuti, anche 30 se avete tempo, perché no 40, poi un bello shampoo. Volevo solo dire che era interessantissimo lo yogurt, perché lo yogurt è ricco di zinco, che è preziosissimo per i capelli. Inoltre la scissione del lattosio favorisce la formazione dell'acido lattico che li pulisce in profondità. Quindi sono tutte sostanze che sono molto utili per i capelli, oltre che idratarli, nutrirli. Ora parliamo di...